Da tanti anni a Fano due realtà locali organizzano la classica tombola di Natale. Partiamo dallo Sport Park. José, quando si gioca? Noi giochiamo tutti i giorni dalle 21 in poi e i giorni festivi anche al pomeriggio dalle 16, quindi tutte le domeniche e tutti i giorni rossi, diciamo, proprio i giorni classici di festa. E tanti i premi, immagino? Sì, sì, dal salame fino ad arrivare alle TV, i telefoni, tecnologia, tutto quello che ci può essere. Andiamo a cercare anche qualche novità, se ce ne sono, così almeno i nostri clienti hanno più piacere di provare a vincere. E anche la cooperativa Tre Ponti ormai si gioca da qualche settimana. Giochiamo praticamente tutti i weekend e dal periodo natalizio, quindi da Natale fino al 7 di gennaio, giocheremo tutte le sere, e il 25, il 26, il primo e anche il 6 gennaio giocheremo il pomeriggio. Peraltro il 6 gennaio approfitto perché ci sarà anche dei piccoli regali che verranno fatti ai più piccini tramite l'ingresso della Befana, che arriverà proprio lì alla sala della cooperativa. Poi chiaramente la tombola non finirà lì, perché noi siamo un pochettino più lunghi e arriveremo fino a Pasqua, quindi sarà un impegno chiaramente fino a Pasqua, però dal 7 in poi soltanto il sabato e la domenica sera. Anche quest'anno sono confermati buoni spesa? Sì, sì, abbiamo visto che l'anno scorso e gli anni passati sono andati veramente molto bene e quest'anno abbiamo riconfermato, abbiamo buoni spesa. Adesso non faccio nomi per non fare pubblicità, però chiaramente per quello che riguarda dei negozi di alimentari e dei negozi di elettronica, quindi ognuno può poi eventualmente scegliere che cosa prendere, in maniera tale che può anche comprare ciò che vuole una volta che ha vinto il premio. José, gli appuntamenti principali della vostra tombola? Beh, sicuramente da noi non passa la Befana, però il 25 di pomeriggio ci verrà a trovare il Grinch, quindi per tutti i bambini che ne avranno voglia ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamo che il 7 di gennaio ci sarà l'estrazione del premio finale, ancora non abbiamo ben deciso cosa sarà una sorpresa, e andremo a chiudere il 14 di gennaio, la domenica del 14 di gennaio. Quindi, come potete vedere, ce n'è un po' per tutti, sia per quanto riguarda i più piccini, perché chiaramente sia con lo spettacolo del Grinch che con la Befana cerchiamo di rendere comunque le serate sicuramente più allegre, perché poi non è che si leggono soltanto i numeri, facciamo anche qualche battuta e ci divertiamo, esatto, insomma, esatto. È più un divertimento per tutti quanti che è un banalissimo gioco da tavolo, insomma, come magari si faceva a casa.